La mamma del ragazzo 29enne, che è rimasto alla deriva per 9 ore prima di essere ritrovato dai soccorritori ed essere riportato sano e salvo in terra, ha chiamato in redazione Chioggiazzurra, infastidita dai commenti che si sono susseguiti nelle ore sulla pagina Polesine Azzurra in corrispondenza ai post che parlavano del figlio. Il cuore di mamma non cede neppure davanti all'evidenza, si acceca davanti alle stupidate che può fare il proprio figlio e anche mettere a rischio la propria vita per buttarsi in mare, fare un bagno in una notte nuvolosa e quindi di buia, ventosa, minacciosa ed uscirne vivo, passa in secondo piano se i commenti sui social evidenziano i mille motivi per cui non ha dimostrato sagacia nel gettarsi tra le onde. Ognuno è responsabile di ciò che fa, le è stato detto durante la telefonata, non solo i commentatori, talvolta leoni da tastiera, che la signora ha minacciato di denunciare, ma anche chi mette a rischio la propria vita sottovalutando tutto ciò che può essere conseguente al suo gesto. Non parliamo della propria vita di cui ognuno di noi è responsabile, ne abbiamo una sola e dovremmo fare di tutto per non vedercela sfuggire tra le dita, ma parliamo della vita di tutte le persone che poi saranno coinvolte per provare a salvarla. Parliamo della macchina dei soccorsi che si è movimentata per questo ragazzo in questo caso, ma ogni volta che qualcuno ha osato fare il passo più lungo della propria gamba. Non è niente che una persona si perda responsabilmente o irresponsabilmente, ma è la vita di altre decine di persone che vengono coinvolte con ogni mezzo e con qualsiasi condizione meteo-marina, mettendo a rischio la propria vita per salvare quella di qualcuno che forse in quel momento non le ha dato l'importanza che merita. Il momento del monage capita a tutti, si dice a Chioggia, ma voler difendere l'indifendibile, appoggiare la tesi che il proprio figlio ha creato lo scompiglio lucidamente, non aveva bevuto, non c'erano onde, lo mette ancora in una luce peggiore. Alla mamma del ragazzo che le è stato restituito dal mare grazie ai soccorsi che si sono prodigati senza tregua per paura di non ritrovarlo in vita, consigliamo di prendere un bel respiro, fare mente locale, pensare a ciò che è successo e ringraziare tutti coloro che si sono dati da fare e anche chi ha commentato. Siamo certi che tra tutti i commenti ce ne sia qualcuno che mette il ragazzo di fronte a ciò che ha combinato, cosa che la mamma, a quanto pare, non è in grado di fare.